Dunque, benvenuti, eccoci a questo incontro in cui vedremo come possiamo controllare una lampada, una luce, qualcosa che sta ascoltando dei comandi e degli interruttori. Quindi questo è un interruttore che dice on e quindi accende la luce e questo è un interruttore che la spegne. Allora, qui ho messo notte in modo tale da vedere quando la luce è accesa e spenta. Vedete che gli oggetti sono separati fra di loro, non sono linkati, possono essere anche lontani. Premendo on, vedete che si accende la luce. Premendo off, si spegne. Le luci possono essere tante, quindi possiamo anche avere una situazione di questo tipo. Quindi mettiamo N luci, mettiamo che questi siano dei lampioni, vediamo che tutti questi lampioni reagiscono insieme. Quindi on, vedete che si accendono tutti, e off, si spengono tutti. In realtà quello che succede è che questi ascoltano sul canale 100, quindi in realtà posso scrivere barra 100 on per farli accendere e barra 100 off per farli spegnere. Quindi questa lezioncina di oggi è un po' una scusa per parlare del fatto che gli oggetti, gli script, possono ascoltare su dei canali. I canali sono caratterizzati da dei numeri che possono andare da un numero meno, eccetera, un numero abbastanza grosso, molto negativo, fino a un numero molto positivo. I numeri positivi, come il 100 che avete visto voi, qua, hanno il vantaggio di poter essere usati anche degli avatar. Io posso scrivere barra 100, vi ho detto on, e ottengo questa cosa. Se mi allontano, però, ecco, mi allontano, andiamo a più di 20 metri, e se gli do un comando barra 100 off, allora qui sono ancora in realtà vicino, mi ha sentito, quindi andiamo lontano ancora, faccio barra 100 on. Mi sentono, qui magari c'è un piccolo difetto in OpenSim, perché ci sarebbe un limite massimo. Ecco, infatti adesso l'ho superato, barra 100 off, adesso non si spengono, perché per spegnersi devo avvicinarmi, barra 100 off, mi avvicino ancora, barra 100 off. Ecco, a questo punto sono a distanza, diciamo, di spegnimento. Questo perché, appunto, essendo comandi vocali, dipendono dalla distanza. A meno di non riuscire a urlare, e posso anche urlare su un canale, oppure anche posso parlare a tutta la SIM, e quindi fare in modo tale che loro mi rispondano su tutta la SIM. Ma vediamo com'è che è possibile che uno script possa dire qualcosa su un canale. Quindi posso dire on sul canale 100, off sul canale 100. Vediamo lo scriptino corrispondente. Quindi apriamo questo signore. Vedete che c'è scritto al touch, dice on sul canale 100. Lo script, vedete che, vabbè, adesso qui è un pochino complicato, ma la prima cosa che fa quando entra, state entry, qui purtroppo ci sono queste parti di preprocessor che poi tolgo, quindi lo script vero e proprio è questo qua. Allora, quando entra, lui si limita a mettersi un'etichetta sopra di sé in bianco, e qui se l'avete visto. Quindi se voglio dire che on lo scrivo in verde, faccio 0 1 0 e la scritta on, vedete, sopra compare in verde. E poi semplicemente quando faccio touch start lui dirà LL region 6 100 on. Avrei voluto anche degli LL6, e in questo caso era sensibile alla distanza, quindi ecco perché lo faccio region 6 se voglio controllare qualcosa che sia molto lontano. Analogamente posso modificare il colore di off per farlo in rosso. Questo qua, cancelliamo il pezzo, questo qui. E gli diciamo la label off, la mettiamo in rosso. Quindi, visto che questa tripletta di colori RGB, rosso, verde e blu,
Gli mettiamo rosso al 100%, green al 0% e blu al 0%. E così mi aspetto di vederlo in rosso. Perfetto. E quindi quando lo clicco, touch start, lui farà spegnere il mio amico. Quindi on e off. Vedete che funziona tutto molto bene. Adesso vediamo come è fatto invece lo scriptino che riceve, che ascolta su un canale. Allora, ascolta sul canale 100 e lo vediamo qua in fondo. Quindi a default inizia lo script, default. Vedete, quando entra lui si accerta di spegnersi, quindi si spegne. Poi si scrive listenOn100, che era quello che vediamo proprio sopra, che c'è scritto listenOn100. Qui in teoria qui potremmo anche scrivergli una cosa tipo lampada. E come abbiamo visto, questa cosa viene scritta sopra. Se vi chiedete a cosa serve questo numerello dopo, se gli metto 0,4, quindi tra 0 e 1, vedrete che il nome che viene scritto sopra viene scritto in maniera meno lampante, quindi un po' più grigetto, quindi viene messo un po' e si vede un po' meno da lontano. Ok, qui ascolta sul canale 100 o sul canale 200. Se sul canale 100 gli si dice on, vedete che richiede allora, come vedete, l'ascolto su un canale è composto da due parti. La parte in cui si comanda, in fase di apertura dello script, di ascoltare su un canale, e poi l'ascolto vero e proprio che avviene col comando listen, con l'evento listen. Quindi a questo punto con listen, se ci arriva sul canale 100 qualcosa, e se ci arriva on, ci accendiamo, altrimenti ci spegniamo. E come facciamo a accendersi o spegnersi? Qui purtroppo è un pochino complicato, bisogna dirgli al prim di mettersi luminoso su tutte le facce e di accendersi come punto luce. E questo è una cosa che è da prendersi così com'è, no? Se con Life e OpenSUSE sono molto potenti, si può dire l'intensità della luce, il raggio, quindi si può fare in modo tale che l'intensità della luce vari, quindi si possono mettere l'intensità da 0 e 1, qui possiamo mettere una luce più fioca ad esempio, e poi l'ultimo valore 0,6, il fallout, cioè quanto rapidamente decade la luce. Analogamente se si spegne si mettono dei valori analoghi, quindi prim point light false, laddove qui abbiamo detto prim point light true, e via discorrendo. Quindi così abbiamo effettivamente queste lampade che si accendono oppure che si spengono. Se avete notato, gli oggetti ascoltano anche su un altro canale 200, e in quel caso sul canale 200 è possibile dirgli un colore con cui accendersi, con cui colorarsi e accendersi. Quindi se noi qua gli diciamo barra 200 e gli diciamo il colore, quindi i colori sono tutti espressi da una terna di numeri preceduti da un minore con delle virgole in mezzo. Quindi minore, ad esempio, se vogliamo giallo, il giallo è composto da rosso più verde e 0 blu, niente. Quindi mettendogli 1, 1, 0, vedete che loro diventano gialli e poi si accendono o si spengono nel colore giallo. Quindi vedete che abbiamo fatto già due tipi di comandi remoti, il comando di accensione o spegnimento, e poi il comando barra 200 che permette di cambiargli il colore. Volendo possiamo anche fare un interruttore, lo facciamo qua, che accende o spegne a seconda dei casi. Questo qui chiamiamolo proprio interruttore. E qui facciamo il programmino. Diciamo che di default quando entra questo qui dice che è off. E poi al touch deve, allora ci facciamo un bel integer stato uguale 0, quindi quando lo tocco facciamo stato uguale
1 meno stato, quindi se stato prima era 0, questo diventa 1, se stato prima era 1, questo diventa 0. Poi facciamo if stato uguale uguale 0. Allora diciamo che diremo alla regione di accendersi come prima, no? Altrimenti diremo a tutta la regione LLRegion 6 di 100 di spegnersi. E poi magari mettiamo anche il testo sopra così sappiamo che è lo stato dell'interruttore. Quindi diremo LLSetText off, qui sappiamo che è spento. Invece quando è acceso gli mettiamo sopra on e lo mettiamo in rosso 1 0 0. Ok, quindi a questo punto abbiamo fatto il programmino. Vedete? Questo qui che inizialmente è spento, off, che però se clicchiamo diventa on. Ah, sì, funziona. Ah no, adesso. Dunque, qui abbiamo un piccolo problema che è il contrario. Quindi facciamo così. Se lo stato è uguale a 1, deve accendere on. Perfetto. Così mi piace di più. Infatti adesso qui se... Quindi... Così dice on. Ah sì, perché appunto era messo male qua. Quindi mettiamo on quando era acceso e off qua. Ok. A questo punto direi che possiamo anche dire che l'interruttore alla partenza spegne tutto. LLRegion 6 100 off. Salvo. Vedete che spegne tutto. Questo qui quindi è l'interruttore che una volta cliccato accende. Cliccato una seconda volta spegne ed è diverso da questo che accende soltanto oppure questo che spegne soltanto. Quindi questo è praticamente un interruttore che a seconda dello stato in cui è accende o spegne. E qui possiamo fare di nuovo l'altro giochino, mi faccio ripetere, barra 200 e facciamo diventare le lampade barra 200 bianche, quindi componiamo i tre colori. Diventano bianche, oppure barra 100, possiamo anche farle diventare nere, quindi 0, 0, 0. Ecco. E se sono nere, appunto, non possono emettere luce, quindi dobbiamo rimettergli. Ah no, abbiamo detto barra 200, 0, 0, 0, per farle nere. Perfetto. E poi le accendiamo, magari anche con questo. Ok, sì, sono lampade nere che fanno questo effetto. Ok, quindi diciamo che questo è un po' il contenuto, anzi, questo interruttore fatto in questo modo non l'ho neanche fatto vedere a lezione, dell'incontro che è della lezione non di questa settimana, ma di 2 settimane fa, che renderò disponibile, gli script li renderò ora disponibili anche su PastaBin e verranno pubblicati insieme a questo video su YouTube. Per questa sera è tutto, ci vediamo la prossima volta, buonasera.